Questa stanza qui a Casa dei Carraresi, interamente dedicata ad Anna Urbani de Geldof, un nome ormai storico per la Dan Venice Art Gallery, ma storico anche per la città di Mestre, di Venezia, visto che la sua famiglia ha una lunga tradizione di artisti che si è andata a incrociare proprio con la storia del territorio. Questa artista è una donna di grande cultura, una letterata che ha messo poi su tela delle autentiche poesie per immagini. Qui abbiamo una buona rappresentanza, diciamo, della sua creazione, però ovviamente ha avuto una carriera molto lunga, ha sperimentato cose diverse, quindi non è assolutamente un'esposizione esaustiva o completa in nessun modo sulla sua opera, però può darci un'immagine abbastanza comunque interessante, piuttosto ampia, su quelli che sono alcuni soggetti che caratterizzano sicuramente i suoi lavori. Ad esempio un ritratto, come possiamo vedere su quella parete, poi delle opere più o meno astratte, dove ci sono in alcuni casi elementi, occhi, fiori, farfalle, architetture, che sono in qualche modo individuabili, riconoscibili, in altri casi il processo di sintesi, di astrazione, si fa più estremo e c'è maggiore difficoltà nel riconoscere gli elementi, ma questo non toglie assolutamente efficacia, anzi meno forse ci si sofferma sul dettaglio o sul voler riconoscere ad ogni costo un elemento, e più l'opera in questo caso appare come poetica e quindi efficace per l'intento che si è posta. Ci sono opere come questa o quella dove Anna ha anche sperimentato andando a inserire delle applicazioni di tela, di garza, di altri materiali. Ovviamente anche questo fa parte di un percorso che è normale, cioè l'artista sperimenta, cresce, cambia come qualsiasi altra persona e quindi ha questa voglia di trovare nuovi strumenti, nuove forme, nuovi modi per esprimere le sue emozioni, i suoi sentimenti, le sue esperienze, e Anna è un grande maestro in questo.